possa essere, rifugiarsi in un mondo di illusioni non cambierà la realtà e non è la soluzione migliore. Non gettare via la tua vita, sii consapevole delle tue scelte e abbi la forza di chiedere aiuto, di svegliarti la mattina e dire: da fuori c'è tanta felicità, l'infelicità passerà, è come una nuvola e io voglio rivedere il sole. Abbi il coraggio di credere in te, abbi il coraggio di scegliere la vita. Capisco perché il mondo ti fa schifo. Se invece non lo fai, ti ammiro perché sei in grado di combatterlo. Persone da 5 anni che stanno combattendo per smettere. A cosa? A drogarsi, ovviamente. Tutto è partito da quando avevano magari 12 anni, 15, 16. Primo gruppetto, prime sigarette. Poi arriva l'amico, quello con la canna, quello figo. Tutte le ragazzine lo guardano. Voglio essere come lui, sì, lui è forte. Cominciamo. Comincia la prima canna. Bello però, bella sensazione. Crack? Sì, grazie, dai, lo prendo. 10 anni dopo, siete lì, con le braccia piene di buchi, a rimpiangere quando stavate con la vostra mamma, parlavate, ridevate. E però non riuscite a smettere perché è come un laccio che vi prende per il collo e tira ogni volta che voi andate che provate a tornare indietro, tira. Non cominciate, perché sennò non è tanto difficile poi drogarsi, ma il difficile invece è smettere, e se non smettete vi rovina veramente la vita. Pieno di solitudine, solo con te la droga. Se hai bisogno di sfogarti o di parlare con qualcuno, non rifugiarti con la droga, ma chiedi alle persone che ti stanno più a caro per te. Non rifugiarti dove soffri, ma credi di star bene. La droga ti trae in inganno, tu lo sai che è sbagliato, tu lo sai che è una dipendenza. E quindi lotta, chiedi aiuto a qualcuno e ritorna nella realtà, il mondo reale. Perché può essere crudele, ma ci sono molte più cose positive che negative, fidati. Non sprecare la tua vita che è una sola, goditela al meglio. Droga, ne puoi fare a meno. Sono sincero. Brucia il tuo corpo e se la proverai è difficile che tornerai. Una brutta dipendenza, non abboccare alla sua lenza. Con questa sostanza diabolica non fare un grande sbaglio, non è necessario. Giovani vite perse. E perché essa le percorse? Droga, uniti non saremo svaniti. Non inseguire la droga e non inseguire una vita normale, la propria famiglia, i propri sogni. Perché farlo sarebbe come comprare un biglietto per un viaggio di sola andata in un mondo felice e spensierato. Con l'unico difetto che quel viaggio ha un prezzo troppo alto, la vita.